Due dichiarazioni a freddo, nuovo giocatore del Corticella, quindi cosa vuol dire? Due dichiarazioni al volo, come ti senti? Per questa nuova esperienza, adesso fammi concentrare anche nella sua importante. Vabbè, saluto a tutti, dai, ciao, in bocca al lupo, Giovanotto! Continuiamo a parlare, questa volta non di mercato, o perlomeno... Fai la pubblicità, Marco? Sì, io faccio delle gran pubblicità, a parte che saluto il direttore che sta saccheggiando, non so, qualcosa. No, alla suo zainetto, ne ha diritto. In mezzo al campo stanno i direttori, quindi è giusto. Parlavamo di calcio e abbiamo anche il calcio su un libro. Un libro che... Però prima presentiamo gli ospiti. Allora, l'ospite della serata ovviamente è Lollo. No. Lollo di Donato, cioè sei tu l'ospite? No? No, direi di no. Ti hanno coinvolto e non lo sapevi, insomma. Sì, esatto. Ha tirato il pacco il papà, insomma. Allora, questi signori, Dario Di Donato e Piero Arcuri, che sono andati via con un centrale difensivo che si chiamava Zanerini, no, come si chiamava? No, in ordine alfabetico lui era prima. Stefano. No, Pietro. Arcuri. Allora, voi siete andati a fare questa esperienza in Ungheria, è un'esperienza, credo per un allenatore sia importante, no? Perché ti arricchisce sicuramente sotto tutti gli aspetti, il bagaglio professionale sicuramente diventa molto importante e poi conosci altre situazioni dove non pensavi mai di poter vedere oppure di poter comunque vivere. Allora, voi avete fatto un'esperienza che ti dimostra come una passione, nel quale si fanno parecchi sacrifici, si creano quindi i presupposti giusti, arriva poi il momento in cui ci si può fare le cose seriamente. Avete lavorato in equipe in maniera fantastica, credo che al di là dell'esperienza singola vi abbia arricchito anche dal punto di staff, di gruppo. Ma sicuramente, anzi con Pietro non ci si conosceva, nel momento in cui si stava creando quel feeling diciamo importante per ottenere certi risultati, e poi purtroppo siamo venuti a casa, ecco. Però l'esperienza è stata positiva e la rifarei sempre. Sono i tuoi tifosi che hanno risultato quando sei tornato. E con Pier abbiamo lavorato sotto l'aspetto tecnico-tattico, sulle esercitazioni, sul modo in cui impostare gli allenamenti, e si stava creando un qualcosa di importante. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo per finire il lavoro, però sicuramente è stata un'esperienza molto positiva. Ci saremo anche noi. Sì, no, voi siete un po' maniacali, cioè poi per calcio va calcolato tutto nei minimi aspetti, è vero Pier? Tanto che tu hai fatto... Voglio dire, cioè, mi ci rivedo molto in questo libro perché costruiamo dal basso, non so se lui il libro l'ha portato per dirti, sì. Marco, puoi migliorare. Posso migliorare, insomma, vabbè, costruiamo dal basso, principi e didattica di Pier Arcuri, insomma. Poi, invece di circostilarlo, prendi il libro. No, mi faccio... me lo regalo, mi ha detto già che ci devo studiare la notte. E come ti è venuto in mente di fare un libro adesso? Intanto volevo precisare, io ho avuto il piacere di lavorare con Dario per una settimana, quindi insomma andare lì, vedere Dario lavorare insieme a Vierkovud e organizzare gli allenamenti, devo dire che per me è stata un'esperienza importantissima perché mi ha fatto sentire dello staff, quindi abbiamo preparato tutto quello che si poteva fare, quindi per me è una settimana che rimarrà per una vita, quindi ci tenevo a sottolineare che la mia esperienza è stata solo di una settimana. E poi il libro nasce da un editore, dall'idea di un editore di propormi un discorso del genere, e abbiamo lavorato su un percorso, e il percorso riguarda come si può creare il gioco dal basso, perché ormai diciamo le dinamiche sono cambiate nel calcio. Se tu osservi una partita difficilmente vai ad osservare un lancio lungo, per carità, le cose tradizionali. Quindi dietro un lavoro del genere c'è sempre uno studio sulle contrapposizioni, c'è uno studio su come creare però quest'idea per portare una qualsiasi squadra poi ad elaborare in campo. Può applicare, esatto, sì. Senz'altro. C'è la versione anche Terrone di questo libro, perché è troppo italiano. Italiano foggiano e foggiano italiano. Cioè, sì. Allora,
Tu avevi già iniziato tutto questo tuo percorso internazionale, no? Perché eri già andato, al di là del percorso italiano, eri andato anche all'estero già per delle collaborazioni personali. Sì, ho lavorato un po' con il Galatasaray l'anno scorso, poi che ho fatto la Champions, il Chelsea, così, e poi ho fatto la Juve. E sono stato in Brasile sempre per Roberto. E poi adesso. Sì, e poi Roberto avuto, sembra Mancini, vabbè, cioè. Sì, vabbè. Vabbè. E poi ho avuto questa esperienza. Che poi, comunque, anche se Ungheria, anche se Budapest è comunque una squadra di Serie A, e allenare in Serie A, secondo me, fa piacere a tutti. Ecco. Ecco, voi siete proprio la dimostrazione di come con l'applicazione, con la volontà. Poi dopo. Ovvio che per mantenersi, continuare, proseguire ci vuole sempre quel giocatore che cerca. Ma io ho avuto anche il tuo ok a Comacchio, sì. Perché sì, hai avuto il mio continuo, il mio di Buonamici un giorno. Esatto, cioè, mi hai detto, oh, ma continua, sei bravo, e allora io ho provato. Io le ho dato una mano sulla fase difensiva, infatti la domenica hanno perso. No, però è importante, voi avete proprio l'idea di fare le cose... dire, nei dilettanti come nei professionisti lo sforzo è uguale, quindi le cose vanno valutate e considerate con attenzione. Ho avuto la fortuna di fare entrambi e praticamente in proporzioni è uguale tutto. È logico che farlo a certi livelli hai più possibilità di poter lavorare su campi sicuramente diversi, con giocatori diversi, con qualità diverse, ecco. Però il calcio è uguale dappertutto, perciò 11 sono loro, 11 esatto. E la fortuna di lavorare con Pietro Vierchud, che tutti conoscono, così ho cercato di apprendere il più possibile tutto quello che potevo capire, che mi serviva per migliorare il mio bagaglio sicuramente. Ami il calcio? Resta informato con l'Albumacco. Giocatori, allenatori, tecnici e dirigenti. La guida indispensabile per i veri amanti del calcio. Un'eccezionale raccolta con tutte le squadre dalla Serie A alla terza categoria. Ed ancora il calcio femminile, giovanile ed amatoriale. Dati tecnici ed oltre 15.000 foto ne fanno l'enciclopedia del calcio Emiliano Romagnolo. L'Albumacco ti aspetta in edicola e nei punti vendita selezionati. Scopri di più sul nostro sito. Senti, voi non è che vi conoscevate da vecchia data, siete diventati amici sul campo, cioè nel senso che per l'applicazione e lo studio del gioco, cioè quello che vi ha accomunato, il vostro innamoramento calcistico è stato proprio l'applicazione della mentalità di quello che bisogna fare nel calcio. Non è naturale, non è scontato. No, è vero, ci siamo conosciuti sul balcone di casa sua, per esserci, nel senso che... Romeo e Giulietta. Romeo e Giulietta, quindi... Lo so che ha la treccia dei due, comunque... E quindi da lì è nata una sorta di amicizia, anche perché ci accomunava l'idea, esatto, l'idea, e abbiamo passato diverse ore su Skype quando lui era in Ungheria a creare, insomma è stato bello, tutto quello che c'è stato è stato bello, e poi ho avuto il piacere che Dario ha applicato determinate cose sul campo, e quindi vederle applicate su giocatori di Serie A per me è stato una gran soddisfazione, quindi... Infatti bisogna comprare il libro. Esatto. Il primo caso storico che è nato un libro su un balcone, si può dire. È stato lanciato dal balcone, e proprio nel lato. E puoi anche dire che siamo due esauriti. Sì. Chi non lo è nel calcio non è normale, insomma, vuol dire, la normalità è proprio... A prescindere quello che diceva Pier, che nel calcio adesso bisogna riorganizzarsi in tutto, adesso se non fai calcio così non vai avanti, a qualsiasi livello, se non c'è un po' di un minimo di organizzazione, non puoi far calcio. Soprattutto per quei ragazzelli giovani che hanno bisogno di qualcosa di nuovo, fresco, che sia idoneo alla loro fisicità e alla loro capacità di apprendimento, perché adesso i ragazzi hanno una mente molto più aperta, sono più pronti ad affrontare alcuni impegni. Certo, sicuramente. Ho preso? Certo, sono d'accordo. Ho avuto culo, eh? Cioè. No, ma è così. Poi sfruttare adesso la fisicità di questi giocatori diventa molto molto importante, e insieme ci metti un po' di quell'organizzazione con ognuno di noi e le proprie idee, perciò a rimetterle, riportarle sul campo penso che sia molto importante. Pier, ci resta che costruire da sì, sembra poca roba, nel senso che uno dice vede il lavoro finito, ma lì c'è anni di campo. Di lavoro sul campo, sì, 103 perché sono pagine, diciamo. 103 pagine, considerando di, le conclusioni, di lavoro sul campo, esatto. Vedete, le per mesi moltiplicate per anni, diventa un bel impegno. È stato un bel impegno. Il rischio era quello di essere scontati, invece di ragionare in maniera diversa. Sì, anche perché è stato prima osservato all'editore, che comunque lo fa di lavoro, e di conseguenza
Tutto quello che c'è è stato osservato più volte prima di essere stato pubblicato. Poi è chiaro che si può condividere, come no, ma questa nel calcio è così. Io quello che ho voluto fare è creare proprio l'idea di come anche nei settori giovanili, dove si vedono ancora dei lavori da palla lunga e pedalare, ma parlo di qua come parlo un po' in tutto il nostro paese perché è così, voglio dare l'idea di come in maniera molto semplice si può creare un gioco, perché vedere ancora oggi dei difensori a 13, 12 anni, 15 anni, 16 anni lanciare continuamente la palla in avanti, secondo me non è edificante, sì. È qualcosa di scandaloso. È qualcosa di scandaloso, diciamo. Allora, non so, tu non sei un grande esperto di calcio, ma spero che tuo padre ti abbia raccontato di un grandissimo portiere che fece un figurone a Tolède. Sì, e dopo un quarto d'ora eravamo sotto 4-0 con la grande fiducia di Denis Musolesi che conosci. Sì, è stato il mio allenatore. È stato il tuo allenatore che aveva fiducia di questo giovane portiere. Fortuna che dopo Dige e Dido hanno pareggiato 4-4. Insomma, è il bello del calcio. No? Renatone. Mettevamo a posto le cose. Anche perché quello stronzo di Mugnolo non si è presentato, perché in porta doveva andare lui, che non era il portiere, tra l'altro. Quindi, esatto. Non che mi guardi perché non è mio padre. No, però abbiamo giocato insieme negli amatori, ci siamo divertiti tantissimo. Sì, tanto. Siamo arrabbiati e divertiti. Ma io non mi arrabbiavo più ormai, no, negli amatori no, mi divertivo e basta, sicuramente. A proposito di costruzione dal basso, qui c'è Pappalardo che non hanno visto giocare i suoi ragazzini e per dire per come giocavano mi piaceva molto. Beh, Pappa è uno che è sempre stato molto attento. Sì, sotto quell'aspetto lì a me è piaciuto molto. Grazie, quindi ricordiamo il libro. Costruiamo dal basso. Fai anche la passerella. Cioè. Costruiamo dal basso, insomma, principi e didattica. Start to shake with your head, whatever clue.